Buonasera. Domani verranno effettuati nuovi lavori di ERA sulla rete idrica cittadina, questa volta all'incrocio tra via San Luca e via San Marco. I tecnici sostituiranno alcune valvole e pertanto verrà sospesa l'erogazione dell'acqua dalle 13 alle 18 lungo le vie San Luca, San Marco e Sant'Ambrogio. Sulla rapina ai danni di una sassolese è intervenuta anche l'esponente di Forza Italia, Claudia Severi, definendo inaccettabile il livello del numero di irregolari e senza dimora presenti sul territorio. Ci sono zone della città fuori controllo, afferma il consigliere. L'amministrazione deve fare di più. È venuto il momento di agire concretamente contro questi frequenti episodi di microcriminalità. Un incontro per parlare del futuro di Via Menotti e della manutenzione straordinaria sulla strada cittadina. È questo l'argomento principale dell'assemblea indetta per lunedì alle 19:45 in sala consiliare. Il sindaco incontrerà residenti e commercianti per spiegare l'intervento straordinario di rifacimento della pavimentazione di Via Menotti all'incrocio tra Piazza Garibaldi e Via Crispi. Ed ora passiamo allo sport. Festeggiata l'altra sera la salvezza degli Eagles calcio a 5, raggiunta dopo i playout. Dirigenti tecnici e giocatori si sono trovati in un noto ristorante cittadino. Ecco le interviste. Marco, allora, le feste si fanno anche dopo una sudata per rimanere in categoria. Certo, assolutamente. Abbiamo festeggiato al meglio la permanenza in categoria in C1, ce la siamo tenuta ben stretti. È arrivata dopo una partita impressionante, però comunque sicuramente meritato. Stasera siamo qua a chiudere quello che è la stagione, da dove poi già da domani ripartiremo per sicuramente migliorare quello che è stato il piazzamento di quest'anno, cercando di salvarci senza problemi, ecco. Avevate cominciato, mi ricordo, chiedendo a voi stessi una salvezza tranquilla, è stata una salvezza travagliata, però è un risultato che per questa categoria è veramente un traguardo ambizioso. Assolutamente sì, è stato un campionato lungo, siamo partiti molto bene con le prime due vittorie sulle ali dell'entusiasmo per quello che riguarda la categoria. Non dimentichiamo che abbiamo giocato con tutto il campionato, con parecchi giovani, cercando di dargli la possibilità di crescere e quindi dargli esperienza, e poi dopo alla fine ci siamo riusciti a salvare con fatica, però comunque l'obiettivo l'abbiamo portato a casa, ecco, quindi l'importante è quello. Come detto, si riprogramma, si riparte dallo stesso tecnico? Assolutamente sì, la riconferma viene automatica perché comunque quello che al mister è stato chiesto lo ha raggiunto senza ombra di dubbio, nel senso che comunque il suo lavoro, il lavoro dei ragazzi hanno poi portato a questo traguardo che io lo considero come la vera promozione, perché non dimentichiamo che noi l'anno scorso abbiamo partecipato alla C1 perché comunque ripescati, quest'anno invece ce lo siamo guadagnati sul campo, quindi tanto di cappello al mister e ai ragazzi, e sicuramente c'è la buona base per poter ripartire e programmare la prossima stagione, sia come prima squadra che come settore giovanile. Enrico, c'è sicuramente una soddisfazione anche a salvarsi, è come vincere, come andare ai playoff, una soddisfazione che porta anche a ripagarti degli sforzi che hai profuso in questa squadra. Ma sono molto contento, questo indubbiamente. È stata una stagione importante. È chiaro che il nostro obiettivo era quello, quindi quando uno raggiunge il proprio obiettivo ha fatto quasi tutto bene. Quindi sono molto contento. È stata una stagione impegnativa, come hai detto tu, lunga. Però penso che la nostra forza sia stata quella di non smettere mai di credere nel nostro obiettivo. E quindi quando è stata ora. E convinzione, forza, voglia anche di riuscirci, di saltarci fuori con le nostre forze, ci ha portato a compiere questa cosa, che è stato un risultato importante per noi, veramente. Possiamo aggiungere anche che hai valorizzato alcuni giovani. Ho valorizzato, gli ho dato la possibilità perché se lo sono meritati, perché hanno lavorato duramente.
sono stati bravi nel volersi migliorare, che è una cosa fondamentale per i ragazzi giovani che vogliono intraprendere questo sport, che vogliono migliorare di categoria in categoria. E loro, ho trovato un gruppo di ragazzi che, nonostante l'età, ha voluto mettersi in discussione, e io sono stato ben felice di dargli questa possibilità. È chiaro che loro hanno messo molto del loro, dopo diventa facile. Si riparte magari cercando di ottenere una salvezza senza play-out o qualcosa in più? Questo è il nostro obiettivo. Il nostro obiettivo primario è quello di migliorarci anno per anno. Se penso dove siamo partiti 4 anni fa, abbiamo fatto un miglioramento costante. E quindi questo deve essere il nostro obiettivo. Migliorarci, ci siamo salvati, è un risultato che ha reso felici tutti, e adesso bisogna che miglioriamo step dopo step e riusciamo. Il prossimo anno il nostro obiettivo è sempre la salvezza, però casomai riuscendo a raggiungere questo obiettivo senza passare dai play-out, facendo prestazioni che ci aiutano a migliorare, a trovare fiducia in noi e a continuare con questo progetto. Grazie per l'attenzione, anche per questa edizione di Sassuolo Oggi TG è tutto, vi diamo appuntamento a domani.